L'origine di ogni lavoro degli artisti naturalisti è l'osservazione, moltissime centinaia di migliaia di ore di osservazione. Nel caso di Michele Vitaloni, poi, questa osservazione e questa realizzazione degli stampi è nata casualmente. Le prime parole che mi vengono così da dire quando per il mio modo in cui ho conosciuto Michele sono emozione e passione. Mi raccontava che lui quando scopre un animale la passione diventa subito forte, per cui deve andare dove vive e questa te la trasmette immediatamente, il modo in cui lui ha, poi ti porta, ti fa vedere anche tutte le foto che ha fatto. Deve andare dove deve stare lì un po', assimilare quello che è l'habitat, quindi l'ambiente dell'animale, e poi trasmetterlo mentre si mette poi nello studio. Lui si trovava per il servizio civile, quindi in età da naia, intorno ai 20 anni, alle foci dell'Ombrone, all'oasi di Orbetello, ai Monti dell'Uccellina e essendo obiettore di coscienza era stato mandato a prestare servizio militare al WWF. A un certo punto si è creata la necessità di fare dei pannelli didattici e allora fra i militi senza divisa perché erano obiettori, l'ufficiale disse: c'è qualcuno qui che sa disegnare? Silenzio assoluto. Dopo un po' disse l'ufficiale: ma a me risulta che Vitaloni ha fatto un corso di illustrazione naturalistica. Dice: sì, beh, io qualcosa so fare. E in effetti altro che qualcosa. Questi pannelli didattici venivano visitati tutti i fine settimana e anche dalle scolaresche per vedere cosa aveva messo Vitalone come aggiunta. E quando mi ha portato nel suo studio e mi ha fatto vedere come lavora, la prima cosa che ho fatto è stata proprio sedermi e dovevo stare lì mezz'ora a fare l'intervista per il giornale per il quale lavoro. Mezz'ora, cioè, giusto per fargli raccontare la vita, le solite cose che si fanno, no? Le emozioni, quello che sente, quello che vuole esprimere, eccetera. Sono stato 4 ore. A un certo punto mi hanno telefonato e mi ha detto: ma ci sei ancora o no? La cosa che mi ha colpito veramente è stata questa sua passione e quando mi ha raccontato la sua vita, cioè di come lui fosse andato addirittura a studiare a Codogno, aveva frequentato la scuola di perito agrario. Poi era ritornato a Milano, si era iscritto alla scuola di design
e poi era andato a lavorare nella rivista L'Orsa, quella del WWF, ed era diventato caporedattore lì. Poi a un certo punto la passione, era stato anche obiettore di coscienza a Orbetello, ma la passione è stata talmente forte a un certo punto che ho dovuto cominciare a lavorare. Tempo e lavoriamo insieme più o meno da 10 anni. L'esordio della nostra collaborazione è stata la sua prima mostra importante, è a Milano, all'Hotel Majestic Diana, dove per la prima volta crea e vuole avere un catalogo. Diciamo che lo spirito e comunque la voglia era quella di dare un taglio nuovo, un po' come dire, non scontato, non sempre visto per un artista come lui, quindi iperrealista. Insieme abbiamo cercato di capire proprio l'immagine da dare, ovviamente, al catalogo, ma anche alla mostra, quindi c'è stato un lavoro un po', diciamo, totale sull'immagine dell'arte. Probabilmente fra i primi modelli delle foci dell'ombrone fatti casualmente per obbedire a un'esigenza del campo ai Monti dell'Uccellina e i lavori di oggi, c'è stata un'evoluzione. Poi Vitalone ha appreso l'esistenza di materiali straordinari che oggi ci sono e che consentono di modellare un oggetto e di vederlo secco 24 ore dopo. Riproduce la natura e basta, ma dà vita, un'ulteriore vita alle opere, attraverso le opere che fa, all'animale e alla natura che raffigura. Secondo me veramente la sensibilità che ci mette, la sensibilità che ha nel cogliere un'espressione, una vita veramente che altrimenti magari può sfuggire a una fotografia, proprio dà un qualcosa in più che queste opere insomma possono trasmettere, altrimenti sarebbero molto più fredde, ecco, sarebbe una riproduzione fine a se stessa. Vitaloni non è quell'artista, quello scrittore, quel collezionista, quella persona che tiene chiuse le cose, ma lui ama divulgare, far vedere quello che ha scoperto. Diciamo che è il primo artista in Italia di questo genere, assolutamente, ed è anche uno che il primo che davvero è capace di trasmettere quella che può diventare davvero una scuola, che non è soltanto arte, diventa molto di più, diventa difesa dell'ambiente, diventa cultura, diventa come si deve vivere in un mondo che invece sta cercando di mangiarsi e di distruggere tutte queste cose. Questo è Michele per me. Thank you.
Vitaloni, gli amici di Vitaloni, la moglie di Vitaloni, le persone che lui frequenta corrispondono ad una parola: condivisione. Come diciamo anima innocente che si avvicina alla comprensione di un altro essere vivente, sia esso tricheco o tigre, diciamo che quella è rimasta uguale, e per fortuna.